E buongiorno! Andrew, che ore sono? Sono le 8:35. 8:35, tutto caricato e già pronto, si parte. Ma dove si va oggi a girare? Lake Elsinore! Ma la domanda è, secondo voi quanti metri ci si è riusciti a far stare e qua dentro? Vista da Supercross di qua. Ma non è finita perché di là ce n'è un'altra. Guardate che bellezza. E ora la domanda è, quante moto abbiamo qua con noi? Olè! Ah però, basteranno? Ok, allora adesso iniziamo a scaricare tutti i mezzi. 65, 125 ibrida, telaio Honda con motore KTM 150, 450 2022, 250 replica Andrea Pirillo, vedrete negli altri video, 350 che secondo me è la moto per Pirillo oggi, Husqvarna 2021 e 450 gas gas modalità off road, la mia moto d'allenamento 2022. Cioè quindi abbiamo tutte queste moto, ma ne abbiamo lasciate alcune a casa ed altre sono dal team dove corri, no? Sì, quelle da gara sì. Allora, oltre che a lasciarvi il link qua sotto in descrizione del Red e farvi vedere un po' tutte le follie che fa e che abbiamo fatto in questi giorni insieme, ci iniziamo a preparare per entrare effettivamente in pista. Via, quindi prima volta sull'Husky qua in America. Il problema è che anche chi va piano va fortissimo in pista. Oh, mi ero abituato al 2,5, spinge un bel po' di più il 3,5, io la prendo comoda. Questa è la Stratum Line, una parte tipo di supercross super incazzata. Beh, figa! Bello! Mi piace, semplice, efficace! Che spettacolo è! Tutti pick up o furgoni in stile molto American. E poi adesso andiamo nella parte più bella di tutte, quella più level pro. Rega, in che senso? Guarda che perfezione, tatac, tatac, tatac. Guarda che stile, porca vacca. Che cazzo di show? Porca troia. Questo è il furgone ufficiale KTM. La parte preferita del Red. Let's go, Pirillo! Woo! Bella, questa mi piace! Facilina! Hai fatto il knack knack! Proviamo la parte dei salti. Il primo è corto. Dai, buono! Bravo! Non è male questo allenamento solo salti. Cioè, anche questo, guardate, cioè non è che è proprio basso subito, eh. Quindi è un po' più lungo di quello che avete appena visto.
lungo. Pausa, innaffiamento, territorio. Immagine, Musken, la campione del mondo, che parla con la gente totalmente a caso. Che spettacolo. Hi man. Wow, mi ha salutato. Oh my god. Cioè, non sono scene che vedi tutti i giorni, eh. Andiamo a fare un po' di supercross. Faceva ridere, vero? Ho perso l'uscita. Sono belli appuntiti sti salti, eh. Poi qua si scrabba. Soddisfatta dei miei saltini. Se io faccio vedere la pista dei grandi, quella di Red per intenderci, quanta incazzata. Ecco Red. Mamma mia, penso che se la sia vista brutta quella. Eccolo. Ah, come la lancia. In che senso? Let's go. Dai, me lo faccio un giro. Poi sono venuto a vedere, ho visto i saldi che c'erano, ho detto vabbè, la prossima volta. Però c'è qualche onboard suo che penso spacchi un bel po'. Dai, la cosa bella è che qua c'è una scelta molto varia, perché ci sono 5 piste più quella da supercross, quindi per tutti i livelli. Non è male, non è male. Giornata super top, c'è tanto da imparare. Tra parentesi, guardate qua, perché sono caduto facendo enduro e un ramo mi è passato qua, oltre che ad avere qualche altro danno collaterale da moto. Ci sta, fa parte del gioco. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra. E vi ricordo che vi lascio qua sotto il link del Red. Se volete venire anche voi a fare un'esperienza di questo tipo, potete scrivere direttamente a lui. Ciao a tutti, alla prossima col prossimo video.